Ciao Monica. Ciao. Siamo qui con Roberto. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, lo vedo, fisicamente è come si è presentato a noi e si trova con i piedi a bagno in un corso d'acqua, cammina controcorrente e i suoi piedi sono come zavorrati, delle lastre di cemento sotto. Quindi fa fatica. Parecchia. È un torrente, hai detto, Sì, un torrente, direi sì. no? L'acqua è fredda. Quindi Gelida. le ha tutte. L'acqua è fredda, è un torrente. Le rocce sono scivolose. Ai piedi col cemento va controcorrente. Così. Un salmone. Ti dà l'autorizzazione, Roberto? Sì, un sorriso timido, sì. Come si chiama Roberto davvero? Cioè, come si chiama la sua parte subliminale? Femmina. E la parte eterica, lo spirito? Cozza. Aspettavo maschio. Cozza. Perché cozza? Questa sua tendenza a rimanere agganciato a certe situazioni, allo scoglio, con la difficoltà di staccarsene. Con fatica poi da alcune situazioni riesce a staccarsi e invece da altre proprio non riesce a svincolarsi, rimane lì, accozzato a quello scoglio lì, a quella situazione. Nome del progetto di Roberto. Il bosco. Mi fa vedere proprio lui, che oltretutto corrisponde con una parte della sua vita, e ha proprio anche degli aspetti così di isolamento, di solitudine, di distanziarlo dalla socialità e anche quindi dalla possibilità, di creare delle relazioni nuove, di fare conoscenze e in un certo senso anche. Chiudersi di più nei suoi pensieri, che a volte sono anche un po' ossessivi, ripetitivi, ricorrenti. Vibrazione di Roberto. 1,8 miliardi. Consapevolezza. 137. Anima. Lui è molto femminile, ha molto l'energia femminile, eh? 59, 60. Vite. 1913. Cervello. 8,3. In queste 1913 vite, Roberto ha già incontrato la sua fiamma. Ce n'è una in cui si sono incontrati, però aspetta, la fiamma che io adesso sto vedendo non è la fiamma attuale. Ok, la fiamma dell'epoca. Quindi Dell'epoca sì, si esiste sono la fiamma. conosciuti da bambini. Sì. Causa esoterica del fatto che non l'ha chiesto nei punti. In verità ci ha dato già degli indizi a proposito del suo senso di svalutazione, no? Una sorta di disistima. E da questo punto di vista lui si sente un po' inferiore agli altri, no? Per non aver realizzato una situazione amorosa. E quasi, non so come spiegarti, no? Lui è anche un po' timido.
quasi come se non si osasse, avesse un po' perso le speranze, si fosse un po' rassegnato. Chiamiamola nel cinema. Viene in costume, con la stuoia sotto braccio arrotolata. Cioè, yoga? Mare. Mare. Alta. Mare, lei è affezionata al mare. Allora, rispetto alla media femminile, magari sì, intorno all'1,70, così. Si mette nel cinema, quindi. Sì, così, in costume, due pezzi. Davanti, dietro, a dove? Terza fila. Con gli occhiali da sole. La madre. Ma la madre non viene da sola, viene con la propria badante. Come se considerasse di non avere le forze sufficienti, no? A volte le sembra di essere verso la fine. Poi a volte, non so come spiegarti, è un po' una sceneggiata, altre volte veramente si sente più debole di alcuni giorni più debole di altri, no? Un po' apprensiva, un po' così, un Fratello. po' anche un po' tiranna da certi punti di vista. Sì, sì, è venuto anche il fratello, sì. Come lo vedi il fratello? Allora, mi viene così un po' uno stampo familiare, abbastanza di introversione, ecco. Ok, entità, se ci sono, eteriche di Roberto. Arrivano prima le entità mentali, non lo so perché, però ci sono anche le entità eteriche. Vediamo le mentali. La prima è camicia di forza. Che ha diversi aspetti. Sia il fatto appunto di sentirsi spesse volte costretto, questo senso proprio un po' di soffocamento, di non libertà di movimento, di azione, di scelta, quindi costrizione proprio a tutti i livelli, sia in qualche modo una sorta di particolare attenzione rispetto a quelli che possono essere le difficoltà, le fragilità della mente. Come se da un lato la mente potesse essere un qualcosa di molto affascinante e interessante, e dall'altro un qualcosa che può giocare a tuo sfavore, farti degli sgambetti molto meschini. Ok? Quindi questo doppio senso, no? Di questa camicia di forza. Un'alleata nemica. Che livello? 5. Poi? Allora, attualmente fra il 2 e il 3, ma in passato vedo che, ecco, quando era più giovane era questa anche di livello 5-6, me lo dà come superlativo relativo, sei proprio quel aggettivo che fa il paragone, più bello di, più grande di, anche se nel suo caso lo vedo che è a ridurre, quindi meno importante di, meno di, non so, ecco, meno soddisfatto di, meno realizzato di, meno intelligente di, ok? Superlativo, quindi, relativo, diminutivo, sminuente. Sminuente, sì, esatto. E questa tendenza a confrontarsi, paragonarsi con altri, con altre situazioni di altri,
e uscirne spesso sconfitto. Ecco. Io le vedo qui e vedo che queste danno origine a magari altri disagi, no? Che possono essere degli stati d'animo caratteriali di introversione, di chiusura, di demoralizzazione, ok? Momenti di mettersi in discussione profondamente. E sono proprio entità mentali No, o no, 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 cioè, sì, sfumature? sfumature, esatto. Sì. Le entità mentali sono queste due. Entità eteriche, i mostri. Ce n'è una legata a Poseidone, tipo foca tricheco, la metà fra i due. Quindi siamo nel secondo universo. Poi c'è un insettoide fenicottero, un serpente e tre DL, di cui due di questi tre DL li vedo proprio come se fossero, hai presente i due infermieri che prendono il paziente uno Ah. per lato e poi gli mettono la camicia di forza, no? Quindi sono proprio i due DL che vanno a reggere, a rinforzare in qualche modo quell'entità mentale lì, camicia di forza. E poi il disincarnato papà. Vedi intorno. Sì. Come interferenza. Sì. Beh, come, sì, qualcosa che Interagisce. interagisce, sì. Incide. Ci sono impianti? L'impianto lo vedo a entrambe le mani. Come enterici, entrambe le mani, la clavicola destra, i genitali e il piede più destro, sì, destro. Mentale vedo proprio come una fasciatura, no? Tipo che ne so, i ricoverati di guerra, no? Sei tutti fasciati in testa, con una benda tutta intorno alla testa. Beh, lo chiamiamo il papà, già, c'è già di fatto. C'è già, c'è già. Quindi questi Intanto. dolori lombari che lui accusa, io li vedo molto legati al padre. Al padre. Spesso scelgono, no? La zona schiena bassa. Portale aureo, sempre un momento monumentale. Diciamo che la prima che arriva è la sorella. Mi dà questo senso di, non so come dirti, di soffocamento, di fiato corto, di difficoltà a respirare, che proprio nella sua vita vedo che arrancava, faticava, ha fatto molta fatica, diciamo così, ad affrontare questa vita. Si sentiva di non avere gli strumenti per affrontare un qualcosa che lei percepiva come insormontabile. Non gestibile, troppo Il per lei. Perché padre. E c'è il padre. vedo come una forte affinità, no, tra il padre e Roberto. Allora, da un lato è vero che Roberto non ha vissuto tantissimo il padre, e infatti il padre ha scelto di stargli accanto in questa maniera qua, che poi ovviamente non è del tutto così positiva, ok? Perché in vita in realtà il padre è stato troppo impegnato per occuparsi, no? In generale dei figli. Poi comunque era anche una modalità sociale, familiare, no? Di concepire così i ruoli. Però, come dirti, come se caratterialmente ci fosse proprio un'intesa, un'affinità. Al di là delle parole, che ce ne sono state poche, al di là dei gesti, che non ce ne sono stati molti, gli occhi parlano di qualcosa di molto comune, condiviso.
Cosa diceva il padre al figlio Roberto quando lo teneva in braccio a pochi anni? Non lo vedo un grande esternatore No, di ma cosa gli sentimenti. diceva senza la voce? Cosa pensava, provava? Stai libero, che è meglio. Perché ha deciso di andarsene il padre? Andato via in maniera abbastanza atroce, eh? Devastante. E anche lui, ho capito bene, riguarda la testa, la sua morte. E nei vari familiari la testa c'è, ok? Che sia una malattia neurodegenerativa, che sia proprio il tumore alla testa, che sia il disagio psicologico, è ricorrente. Il protagonista testa. E che mi indica proprio questa sovrabbondanza di pensieri, come se i pensieri fossero scollati dalla realtà, come se non si riuscisse a creare un ponte fra la mente e la vita. Vedo tanti pensieri che sono rimasti dentro il padre, come un frullatore, la testa era diventata tipo un frullatore, il cervello frullato dalle lame. Il frullatore, appunto. Di quanto lui non abbia neanche quasi tentato di interrompere con il tasto stop questo moto qui del frullatore. Erano diventati talmente tanto interiorizzati questi pensieri, non so, come se vivessero di vita propria, no? Lui non li riusciva più a controllare, avevano preso loro il sopravvento. Erano diventati molto distruttivi come pensieri. Ma la sorella ha motivazioni analoghe al suo terminare l'esperienza vita? Una sorta di angoscia esistenziale, mi dice. Quasi qua, come se non fosse strutturata in pensieri. Mentre il padre vedo dei pensieri strutturati, in lei vedo proprio una debolezza, una fragilità, ok, della mente, di poter supportare le soluzioni, ecco. E quindi farsi soverchiare dalle emozioni, da un totale stato di fragilità. Ok, cosa vuole dire al fratello, la sorella? Prende il padre a braccetto, è come se mi portasse l'attenzione su entrambi i cervelli, il cervello suo proprio e quello del padre. Entrambi quasi in coro dicono: la salute ci può essere, dipende da te, dipende da ciascuno di noi. La calma ci può essere. Mi fa vedere anche un po' un concetto tipo di endorfine, dell'importanza di attivare i neurotrasmettitori, la produzione di certi ormoni. Il padre cosa vuole dire invece al figlio? Non l'ho esternato, ma il mio affetto per te era veramente profondo. Ed è per quello che ho scelto anche dopo la morte di non staccarmi da te. Ok. Adesso diamo due vic alla sorella e al padre e richiediamo un messaggio da parte di entrambi a Roberto.
È interessante il gioco che abbiamo fatto. Capire come la mente, il corpo e l'anima devono comunicare tra di loro, come possono danzare armoniosamente insieme. E infatti la sorella aggiunge, anche io volevo capire questo, un aspetto di questo. Mi fa vedere proprio come una specie di collana, un bracciale, diciamo così, in cui ci sono queste tre pietre preziose: l'anima, il corpo e la mente. Sono i tre ciondoli del bracciale. E lo spirito? Me lo accorpa all'anima, in questo caso. Quanti altri parenti di Roberto di tutte le generazioni accorrono? Sì, vengono anche dalla madre, dalla parte madre, dalla parte del padre, anche un po' del villaggio. Totale? 2,75. È pronto Roberto a salutare sorella e papà? Sì, io già inizio a percepirlo più forte, più stabile. Allora, li salutiamo tutti. Vedo che riesce a vedere la sorella bella come non mai. Proprio come il ritratto della salute, della bellezza, della gioventù. Vedo che Chiudiamo le per. lascia una, tipo come se fosse una margherita con su un'ape. La lascio. Lui a lei o lei a lui? Lei a lui, sì. La Lei a lui. Perché? vita, il ciclo della vita. Il fiore che si dà all'ape, l'ape che impollina, è tutto il ciclo, no? Legato all'ape. Va bene, chiudiamo il portale aureo. Cosa vede, cosa sente, cosa fa la madre e il fratello di Roberto davanti a questo spettacolo? La madre è sorpresa di rivedere il marito, come se temporaneamente se lo fosse dimenticato. Non so, ecco, quella sensazione lì. Ah, già che ero sposata, sai, tipo, così. Il fratello? Il fratello è come se avesse avuto un richiamo di sangue, ecco, come se avesse percepito maggiormente il sangue scorrere nelle vene. Come se avesse proprio sentito fisicamente, ecco, questo legame di sangue col padre. Roberto? Come un'iniezione di fiducia, come se avesse ricevuto questo. Va bene. Causa esoterica della vergogna per il giudizio degli altri. Allora, se ci fermiamo a questa vita, la madre è stata effettivamente un po' troppo soffocante, repressiva, impedendogli anche di fare le giuste esperienze dove lui si potesse mettere alla prova, ok? C'era anche troppo il peso dell'errore, dello sbaglio, del giudizio degli altri, anche la componente, io dico religiosa, in cui questa roba qui sconfina nel peccato, non la sperimentiamo. Al contrario, Roberto è una persona, di base estremamente libera, okay? La cui natura è stata moltissimo soffocata.
Ed è come se lui non avesse proprio ricevuto la fiducia da parte del padre, no, perché proprio non c'era, era proprio assente. La madre era troppo spaventata che lui si facesse male, che succedesse questo o quell'altro e che non obbedisse a determinate cose, eccetera, no? Quindi fiducia dai genitori non ne ha ricevuta, ok? Da parte sua lui ha vissuto in un luogo in cui si poteva sperimentare già di per sé fino a un certo punto. Cioè Quindi è non stato troppo. come, no, esatto, come un circolo vizioso di sfiducia, ok? Sfiducia da parte dei genitori che si è ripercossa su di sé. E meno lui si sentiva di aver fiducia in sé, meno aveva successo con le ragazze. Meno aveva successo con le ragazze, meno si stimava. Meno si stimava, più si isolava. Più si isolava e più le conoscenze che faceva erano con donne lontane, oppure di breve durata. Ecco, e quindi tutto questo, cioè, è come un serpente che si morde la coda, no? Quindi più viveva queste esperienze, più provava vergogna di, ok? Vergogna che non era andato a abitare da solo, vergogna che non aveva ancora avuto le ragazze, che avevano avuto gli altri, vergogna che non si era ancora, creato un qualcosa, ecco. Perché è come se ci fosse uno scostamento, lui mi fa vedere, fra lui e le persone intorno a sé. Mi fa vedere come le persone intorno a sé, molto occupate nel realizzare quelli che sono gli obiettivi tradizionali. Vita, Lavoro, famiglia, famiglia, soldi. papà, papà. Sì, esatto. Lui invece, per sua spinta naturale, più a realizzare le sue qualità mentali, spirituali, ok? Questo lo faceva sentire un po' un pesce fuor d'acqua. E anche in Lui. questo confronto lui diceva: ma vedi che sono inconcludente. Lui sente i pensieri e l'energia degli altri. È anche questo il motivo per cui si integra male o sente l'ipotetico giudizio degli altri. Allora, la cosa è questa, lui ha un alto potenziale di empatia, però attualmente la sta adoperando più in versione negativa, cioè a captare maggiormente le persone che hanno una bassa frequenza, che gli stanno mentendo, che nascondono qualche cosa, che stanno compiendo dei sotterfugi, ok? E non l'avvolge in maniera positiva per riuscire con le proprie antenne a captare la direzione bella, luminosa in cui andare e a captare persone belle e luminose. Quindi il potenziale ce l'ha, ma adesso lo utilizza solo in parte. Prova ad andare a vedere una di queste situazioni in cui lui incontra qualcuno e ne legge il pensiero, le energie, vede soprattutto quando le persone mentono. Ciao, come stai? Ah, sto proprio bene. E invece sono preoccupati, malati, insoddisfatti, hanno appena avuto una disgrazia, si sono appena licenziati o cose così. Me lo fa vedere su più livelli, mi fa vedere che già quasi a distanza, quando questa persona si avvicina, lui riesce a recepire quello che è il mood, la colorazione complessiva di chi gli si avvicina. Poi, nel momento in cui la persona gli si avvicina stringendogli la mano, ok, o avvicinandosi, sai, per dargli una pacca sul braccio, una cosa del genere, lui maggiormente gli si acuisce questa sensazione. Di quella che è la media energetica, ok, dell'altra persona. Quando poi guarda questa persona negli occhi e
ascolta la voce di questa persona, è come se riuscisse subito a smascherarlo. Mi fa vedere che cambia faccia l'interlocutore, perché c'è una maschera, ok? Si toglie, c'è un'altra maschera. Ed è come se Roberto cercasse di far scendere maschera dopo maschera per vedere il reale volto della persona che ha davanti. Va bene, problemi fisici, causa esoterica dell'artrosi alle mani. Allora, io vedo che c'è stata una gran difficoltà. Un po' nel dare, inteso come dare se stesso, ma fisicamente si è tradotto diciamo così, in un blocco, ok, alle mani, ma moltissimo anche nel ricevere. Perché con tutta questa sua struttura, diciamo così, di imbarazzo, vergogna, e anche nel sentirsi un po' diverso, dagli altri, si è precluso la possibilità di, ricevere l'affetto, di ricevere le attenzioni, perché l'abbiamo notato anche noi, no? Lui non si svela se tu non ricerchi, ok? Quindi ci va proprio una persona che si sintonizzi con lui, allora in quel caso lui inizia ad aprirsi, a dare e a ricevere, altrimenti rimane un po' un canale chiuso. E vedo appunto queste mani che sono un po' la traduzione di questa difficoltà nel dare e nel ricevere. Lui ha parlato anche di questa cosa della scarsa autostima, no? Che in particolar modo si riversa sul pollice, no? Diciamo, no? Ecco, sì, è tutto un quadro, diciamo, collegato, sì, anche di scarsa autostima, e soprattutto nel constatarsi diverso dagli altri, in tutti i confronti che lui fa. Problemi alla zona lombare. Quello lo dice, molto collegati al padre, no? Il padre che si era insediato lì, ok? Infatti io non gliel'ho chiesto se la passione per la bicicletta in qualche modo l'aveva ereditata dal padre, il padre gli parlava di questo, ecco, come se fosse un punto di contatto, perché Sì, lui ha più ricollegato, o meno, sì, in parte. anche solo se gli ha parlato di ciclisti famosi, così non importa, ma essendoci così poco rapporto fra loro due, quello era già un gancio, ok? Fra loro due. E infatti lui personalmente, se si deve dare una spiegazione dei suoi dolori lombari, parla della bicicletta, ok? Ma alla fine è sempre parlare del padre quello. Fegato. Lì troppe, troppe emozioni vedo che si sono infilate sotto il fegato. Ok, come guarda, mi dà, non so perché in parallelo la stessa immagine, mi dà una fede nuziale con sopra una pietra, ok? Dove la fede nuziale sta a rappresentare, non è, io intendo il concetto di matrimonio come sacramento, cose del genere, ma intendo tutto quello che può dare una relazione stabile, sicura, esclusiva, eccetera. E la stessa immagine me la dà per il fegato come se fosse la pietra e poi sotto tutte le emozioni che sono state schiacciate. Va bene. Causa esoterica dell'Alzheimer della mamma. Se la mamma ce lo permette. Vedi che queste anime, no, si sono tutte messe d'accordo per fare un'esperienza che è relativa alla mente e alle debolezze della mente. Nonché ovviamente al suo opposto al potere della mente, ok? Ognuno l'ha sperimentata in modo suo. Abbiamo visto la sorella suicidandosi, la debolezza psicologica, il padre, il tumore al cervello, la madre, quest'altra alterazione, no? Neurologica, no? Di Alzheimer, che è proprio dimenticarsi persone, cose, eccetera. Hanno proprio voluto insieme
e lui è un po' la punta di diamante di questa esperienza, sperimentare l'importanza della mente quando è debole in tutti, in vari aspetti e quando è forte. E lei ha scelto proprio di sperimentare, cioè lei che è sempre stata così chioccia, no? Un po' anche accentratrice, un po' controllo tutto io, eccetera, perdere il controllo. Con l'Alzheimer alla fine perdi il controllo dei tuoi ricordi, dei tuoi pensieri, non riesci più a essere indipendente. Roberto si chiede se questo Alzheimer sia ereditario. Lo so, lui guarda, quando parlavamo io l'ho chiesto, no? Se lui ha questo timore, perché lo vedo che lui ha timore dell'Alzheimer, ha timore in qualche modo di questa ondata depressiva, no? Che ha preso la sorella, ok? Ha timore, diciamo così, riguardo a quelle che possono essere le varie debolezze, no? In cui la mente può declinare la sua debolezza. Per il lavoro che facciamo noi possiamo dire che l'ereditarietà lascia il tempo che trova, perché noi attraverso la nostra forza di animo, di spirito, di cuore, possiamo non lasciare esprimere un determinato gene, ok? Se ipoteticamente lui anche dovesse avere il gene dell'Alzheimer, lui ha al 100-300% la facoltà di non far esprimere quel gene, di tenerlo lì, inattivo, silenziato. In che modo? Pensandoci tutti i giorni, dicendo speriamo che non mi venga, speriamo che io, speriamo. Ovviamente, assolutamente no, ma io vedo proprio nutrendo una parte di sé che non ha mai nutrito, che è quella della allegria, gioco, spensieratezza, divertimento, Non so perché mi viene la fiamma in questo mare, momento. sì, è il mare, bravo, Esatto. infatti viene il mare, L'ho la fiamma vista, proviene è dal arrivata mare. lei che ride, che gioca a carte, col cappello, che spensierata, che se ne frega, che Mangia la piadina, così. mangia la piadina. Beve un po' di vino. Lei sì, è molto vitale. È come se lui avesse bisogno di questa ondata di sole, di luce. Ecco, vedo proprio anche la sua pelle che cambia, ok? Che diventa più lucente, più luminosa, e così i suoi occhi. Non so, è come se mi facesse vedere che ha bisogno di andare dal bosco barra entroterra così a passeggiare verso il mare. Passeggiare verso il mare, farsi lambire proprio dal mare, anche quando c'è molto vento, no? Tutta la salsedine che si appiccica addosso sui capelli, ricordarsi la vita. La gioia intrinseca nella vita, la Lui, bellezza di cingere i fianchi di una donna, mi dice. sente, è allergico alla non verità. Lei? Lei è una donna molto autentica, molto genuina, che le piace anche mangiare, non so come dirti, ecco, le piace anche essere senza peli sulla lingua, capito? Pane al pane, vino al vino. Schiettezza, che da un lato a lui può fare un po' arrossire, ok? Perché a lui piace l'autenticità, però allo stesso tempo è una persona abbastanza misurata, compita, ok? Lei è un po' più, come dirti, caciarona, estroversa, ok? Quindi ogni tanto dice qualche strafalcione, sai, no? Nella sua esagerata autenticità. Ma Allora, gli questa è una opposti cosa che fa bene a Roberto. si attraggono, no?
perché poi sono opposti solo nella manifestazione, perché poi dentro sono uguali, perché amano molto, anche lei ha avuto invece delle batoste proprio di volta faccia, no? Di persone volta faccia nella vita. Compagne? Forti. Sì. Cioè, che le hanno portato via tipo anche un bel po' di soldi, cose così, no? Ma quindi la vedi proprio molto delineata, in questo caso, la fiamma? Non capita quasi mai. Allora, ne vedo che due hanno un po' queste caratteristiche simili. Da cosa dipende la scelta della fiamma di Roberto o di qualcuno, di chiunque? Allora, di Roberto vuole veramente sviluppare tutte quelle qualità e quegli aspetti di sé che finora ha tenuto in silenzio, nascosti, in ombra. Se in qualche modo li ha utilizzati, troppo poco e comunque nell'aspetto un po' più negativo, come qua il discorso dell'empatia. Io vedo che con la fiamma ci sarà proprio un'empatia, cioè, incredibile. Hai capito? Quasi che si parleranno uno sull'altro, che diranno la stessa battuta, hai capito? E lui adesso più di tanto non riesce a creare questo incastro, no? Si scoprirà anche molto chiacchierone con lei, per esempio, no? Che avrà voglia di raccontarsi. Quindi lui ha proprio voglia di esplorare quella parte di sé che ha tenuto molto frenata per paura del giudizio, per paura di non essere accettato, che non andava bene. Lei molte cose, per esempio, non le conosce, ma è anche molto incuriosita se lui gliele racconta. Cose esoteriche, diciamo. Quindi vedi sempre solo una o due? Due. Tutte e due. Due. Sì. Una un po' più giovane dell'altra. La non verità. Tutti quelli che ci seguono sono attratti dal bisogno di risposte. Sentono l'assenza di verità in tutto quello che li circonda. Perché loro sì e molti altri no. La maggior parte no. Perché sulla totalità ci seguono quattro gatti. Quattro bei gatti, ma sempre quattro gatti. Io l'anima la vedo spesso così, no? Cioè l'anima come un globo di luce infinita, incontenibile, ma che per nostra scelta è venuta qui, insieme alla nostra mente e al nostro corpo, tutta avvolta da dei veli. Ed è come se mi facesse vedere che in alcune persone questa anima bussa contro questi veli che sembrano quasi un muro, no? In un certo senso, un'ostruzione. E alcune persone riescono a sentire il suono di questo bussare. E quando sentono il suono di questo bussare, sono proprio attratti, incentivati, ardono nelle domande, ardono nella ricerca della verità, dell'indagine. Ardente verità. Il fuoco della verità. Sì. Proprio così, e l'anima è così, è proprio come se fosse un fuoco, ma ancora di più, ok? Ancora più luminoso, ancora più caldo. Roberto è fuoco adesso? Roberto piano piano si sta scaldando perché aveva questi piedi gelati, no? Immersi in questo torrente. E vedo che mano a mano sta scaldandosi e più si scalda è come se il suo corpo diventa più tonico, più caldo, più vivo, più recettivo. Un processo graduale. Al momento glielo vedo fino alle ginocchia, per esempio. Tu l'hai mai incontrato in tue vite passate parallele, Roberto? Io provo molta simpatia per Roberto.
E la cosa che mi aveva incuriosito è che prima di connettermi io avevo visto perfettamente il suo viso, avevo visto così il naso un po' pronunciato, il volto magro, l'avevo visto molto alto. Questo mi ha colpito molto, appena poi si è accesa la cam, l'ho visto, c'è raramente una connessione così forte con qualcuno da vederlo così chiaramente, ecco. Perché? Ma non so neanche perché ti faccio questa domanda, ma perché ti ho fatto questa domanda. Perché? Vediamo un po'. Stesso anche io, ci sono avuto contatti, anche queste sono domande rare e non consuete. Però non ci vedo nella stessa vita, cioè vedo una vita che io ho fatto con Roberto e una vita che tu hai fatto con Roberto. Allora, vedo una vita con Roberto in cui Roberto era mio papà. E io ero tipo innamorata del papà, sai queste cose? Sì. Il che però non mi ha portato molto bene nella vita. No, In quella vita. in quella vita lì no. No, 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 no. Perché sai, poi cercavo sempre un po' il papà negli uomini e andava mai bene perché era sempre un continuo confronto, no? Allora, invece, per quanto riguarda te, vedo che lui ti insegna tipo un lavoro, fabbro, qualcosa del genere, perché vedo del ferro rovente, vedo che tu ti scotti, ok? E che lui ti guarisce con pochissimi elementi a disposizione che aveva in quel momento lì, ecco, in quell'epoca lì. Ti riesci a guarire completamente, a rimarginare completamente la tua ferita. Dov'è questa ferita? Allora, mano sinistra qua sopra, così. Tipo. Il dorso. Più o meno, guarda, dove lui forse adesso ha il rizzo, non mi ricordo che cosa. Come si chiama questa artrosi L'artrosi, al pollice, giusto? Sì. Perché Ecco, io la vedo a te a sinistra, così. questo? Dovrei averla io. Eh sì, infatti. Allora, io vi vedo ancora connessi. Posso dire una cosa, un'altra vita fra voi due? Sì, vai. Oddio. Che vi siete amati? Sì, si può dire. Oddio, vabbè. Sei Maria De Filippi oggi. Apriamo la busta. Io non ho mai visto questa roba, dico solo perché mi hanno detto la regia. La pattumiera lì non l'ho mai vista. Io penso che tu abbia sentito una connessione con lui, no? Quando Ok. Amati parlavo di come? lui. Innamorati, due innamorati. Chi donna d'uomo, uomo donna, donna donna, uomo uomo. Due uomini. Due uomini. Ah, ok. Cioè, Roberto ha chiuso la comunicazione, ha detto fastidio. Vabbè, ma abbiamo tutti avuto varie vite, siamo stati tutto e tutti. Senti, ma quando lui era tuo papà, ti È picchiava? andata via la comunicazione Sì, da no, ho me. toccato io. Ti picchiava un po', sì. No. Eh no, erai molto amorevole. Burlone. Che dalla burlo. Va bene, manteniamo la serietà. Va bene, bello, bene. Abbiamo anche dato una sbirciata a queste vite parallele. La non verità, la ricerca della verità, l'ardente verità, anche la curiosità. Anche la curiosità, declinata in alcune maniere, è assolutamente un aspetto della ricerca della verità, certo. Sì. Poi c'è la curiosità morbosità, dipende, ecco. C'è la curiosità di sapere i fatti degli altri, di sapere cosa sta succedendo, di guardare, ecco, anche il voyeurismo ha a che fare con la curiosità. Quindi dipende sempre da come è declinato. Lui peraltro non si è cinivaccato, ha voluto lasciare il lavoro anche per questo, non solo per questo, ha voluto capire perché tutta questa pandemia, ha voluto avere informazioni circa la verità.
Sì, poi mi fa vedere quasi come se lui a un certo punto fosse stato in grado di vedere quanto era interferito il luogo di lavoro in cui stava. Tutta la gerarchia che lui riusciva a vedere, gli riusciva come a vedere allora il rappresentante, okay, di quel particolare boh, settore, ufficio, eccetera, e vicino l'interferenza. Come sente le energie e le Sì. interferenze delle persone? Ha un 8,3 di cervello, quindi di capacità mediane, che le può aumentare? Sì, niente, io lo vedo molto legato all'acqua mare, allo stare fuori, stare all'aperto, stare in mezzo alle persone. Lo vedo anche proprio che si siede anche da solo in un posto all'esterno che può essere, non so come dirti, un bar che dà sul mare, cose del genere. Lui riceve in quel momento qualcosa, oltre che dalla natura, proprio dagli scogli, dalla sabbia, dal mare stesso, dal sole, anche proprio dai passanti. Perché è come se, vedi, adesso è venuta per esempio la sessione dello specchio delle fiamme che avevamo messo sul mare, no? Come se per lui il mare. Aspetta un attimo, perché poi vengono tutte le informazioni di seguito, no? Sai che l'acqua serve per condurre le informazioni, no? È come se lui utilizzasse il mare per condurre le informazioni che gli provengono, che ne so, dalle persone. Persone, mare e poi arrivano a lui. E in questo passaggio intermedio mare, non so, gli arrivano come più chiare. Più pulite. Quindi vivere al mare. O andarci abbastanza. Adesso capisco che non possa farlo da un momento all'altro. Viverlo di più il mare, sì. Ok, vuole andare al cluster con le due fiamme? Allora, è come se lui. Mi dà che vuole sceglierne una. Sceglie quella un po' più grande d'età. Non so perché fa questo. Preferisce magari concentrare di più le sue energie su una. Sì, Cioè non è quella che hai descritto prima, che rideva, che quella è lì. lei, lei. È lei, anche. E lei è una signora bella, bella in gamba, vispa. Pimpante. È seduta in gonna lei, una gonna un Vabbè, po' a ruota. lo spettacolo è suo, però. Sì. Ci sono tutti i contratti di tutte le sue vite, innumerevoli vite, lì nel cluster. Come li vedi? Ha delle fiocine. Fiocine piantate su qualcosa, riposte con la punta, senza punta, punta in alto, punta in basso. Sono diverse perché alcune proprio trafiggono dei pesci, altre invece come se fossero spezzate perché si tentava di infilarle nel cemento, e qualcun'altra invece nella terra. Cosa ne fa? Allora, lui ha questo sorriso molto luminoso, come se, non so, gli arriva come una forza dai denti. C'è un po' bizzarra come immagine, no? Però la forza sta proprio nel sorriso, perché lui sorridendo può veramente cambiare la vita. Vedo che ha un forte ascendente sulle persone questo sorriso, e non è che lo usi tanto, eh? Come se sorridendo, ok, creasse l'ad eternum. Questo sorriso che è espressione di forza, di potenza. Di gioia, di luce, crea l'ad eternum. Perché è l'ad eternum che gli dà sta forza per infilare tutto quanto nel portale definitivo. Tutto il suo cluster. Quindi tutto insieme. Sì.
Lui fa l'eliminazione, la creazione insieme, contemporaneamente con uno smile, con un sorriso. Con lo sì. La sonrisa. Le sourire. Smile, sorriso. Ok. Avatar. Non so, me lo dà come tipo una specie di contadino, perché vedo questo cappello di paglia molto usurato. Ma vedo più che altro solo la testa con il cappello. Un po' spaventapasseri, ecco, come sembianze. Via e nuovo sorriso. E un nuovo sorriso, sì, proprio smagliante, radioso, accecante quasi. Perfetto. Prima di vedere che cosa è rimasto, e la casa nel bosco, e quella sua sensazione di non avere un'uscita nelle situazioni, tra cui la casa nel bosco, il nome del suo progetto, il bosco. Perché tutto questo? Allora, era molto legato, no, a questa sua entità mentale, camicia di forza, ok? Lui che si sentiva costretto senza vie d'uscita, senza possibilità di trovare una vera soluzione valida, senza scelta, senza alternativa, ok? Ingabbiato, ma così, costretto dentro la camicia di forza, ok? Io ho già visto che lui si è già liberato sia dei due energumeni EDL, barra infermieri che gli avevano messo la camicia di forza, sia della camicia di forza stesso, si è già sciolto, tipo Houdini ha fatto, ok? Houdini. Udine. È liberato, così. E quindi è come se già lui iniziasse a spalancare dentro di sé quella capacità che è di trovare tutte le soluzioni, di intravedere ogni volta la porticina da aprire, dietro quella porticina lì c'è la soluzione ed è tutto facile, capito? Bastava che io aprissi quella porticina lì e c'è sempre la soluzione, perché ci sono tantissime porticine. E io individuerò quella giusta, dice Roberto, da aprire per trovare la soluzione e poi metterla in pratica. E prima invece erano tutte chiuse, sigillate quelle porte, anzi quasi non vedeva che esistessero le porte. Casa del Bosco sì o no? Con queste condizioni finali. Credo che sia più no. Perché? Perché gli dà E, allora, vincolo. dunque, sì, vincolo, isolamento, non sente del tutto suo quello specifico progetto. Progetto nella natura, sì, ma potrebbe farlo con altri crismi. Non è quello il contesto. Non è quello, non il contesto ambientale, perché il contesto ambientale è bellissimo e perfettissimo. Ma la casa è condivisa con altri, insomma, quindi. Sì, no, quella molto meno. Nuova vibrazione di Roberto. Miliardi. Nuova frequenza. Vibrazione, frequenza. Scusami, nuova consapevolezza. Centonovantasette. La quantità dell'anima sul 100%. 56. Le vite. Millequattrocentottantotto. Ed il cervello. 9,5. Ok,
La fiamma è più delineata? Sì, lo era già parecchio, eh? Comunque sì. Ok, il progetto, le entità, gli impianti, c'è ancora qualcosa? Allora, c'è un piccolo tarlo mente. Eh sì, come sì, perché il fatto di vedere, no, sua madre quotidianamente così, no, gli crea un po' questo tarlo. Vera anche me l'Alzheimer questo. Sarò anche io così. Sì, e poi sai, lì può partire il gancio di tutte le altre debolezze mentali, no? Ok? Quindi quel tarlo lì, e lo vedo ancora un pochettino, è un lavoro quindi che lui deve continuare a fare. Perché chiaramente sarà sempre a contatto con la mamma, ok? Quindi lui deve comprendere molto bene a fine sessione e tutto nel periodo a seguire la possibilità che lui ha di controllare qualunque cosa, ok? Quindi anche questo aspetto qui. Laddove però il controllo non deve essere fatto con la forza, ok? Con la costrizione, perché lui già ha avuto tanto di questo, forza, costrizione con la sua entità mentale precedente, ok? Fatto con la bellezza, con la vita, con il movimento, la voglia di vivere, lo sperimentare, il mettersi in gioco, conoscere, uscire. Cosa fa nel cinema la madre? Allora, non mi sembra che abbia beneficiato un granché. Ma cosa fai? Adesso mi lasci da sola. Non si deve preoccupare di questo, Roberto, no? Perché comunque questo è un po' quello che ha sempre fatto la madre, capisci? Cioè, magari adesso lo dice così espressamente. Però lui deve guardare quella che è stata la sua vita in passato, ok? Si deve rendere conto che lui l'ha sempre molto sacrificata per la madre, adesso più che mai proprio per un discorso di salute, ma di fatto lo era anche prima, proprio per questa presenza così soffocante, così incisiva. Quindi non deve farsi smuovere da questo, ok? Cioè lui deve stare nella certezza che è un ottimo figlio, che può continuare a fare il buon figlio, ma si deve finalmente occupare della propria vita, di sé. Stessa domanda, fratello. Fratello è d'accordo sul fatto che lui possa finalmente realizzare se stesso. Perché li vedo un po' anche con appunto qualcosa di analogo, no? Di questa insoddisfazione. Quindi il fratello è felice del fatto che Roberto possa finalmente, diciamo così, sbocciare, esprimersi, realizzarsi. Messaggio finale di PSPE Unite a Roberto su tutto, su cosa fare, su dove andare, su quale direzione prendere, anche da un punto di vista pratico, visto che qua siamo immersi in tutto questo anche. Mi fa vedere una pratica respiratoria molto attiva nel Roberto. Perché il respiro è come se gli ossigenasse molto il cervello, che poi effettivamente è così, eh? E lui ha proprio bisogno di prendersi cura della mente, cervello, testa, così, no? E vedo proprio che attraverso questa respirazione, ce ne sono varie pratiche respiratorie, per lui vedo alcune anche abbastanza strong, che però farà gradualmente, perché non è che può iniziare da subito da quelle più potenti, ovviamente, lo fanno proprio sentire più forte, okay? Che ha più la vita in mano, più lucido mentalmente.
senza paura di essere giudicato, più sfrontato, ecco, anche, proprio più sicuro di sé. Perché vedrà come padroneggiando il proprio respiro riesce proprio a padroneggiare tutto, la propria vita, i propri pensieri, tutto. Padroneggiare che non è reprimere, ok? Padroneggiare che è orientare, direzionare verso il bello, verso la sua soddisfazione. Messaggio o visione finale. Lo vedo proprio così, al mare, che respira profondamente l'aria salina, che sorride e che non so, si sente unito con il tutto. 2023. Va bene. Abbiamo finito. Vuoi aggiungere qualcosa? Un sorriso? Sono felice che ci siamo incontrati, tutti e tre. Esatto. Allora, disconnettiti da tutto e tutti e torniamo.